Io dico due parole, cioè sono di formazione rete e abbiamo noi per il Comune di Bologna organizzato questa videoconferenza, questa conferenza in qualche modo con i due docenti che vi presento, il professore Elvis Mazzoni dell'Università di Bologna, docente di psicologia e esperto in tematiche che riguardano la comunicazione in particolare virtuale. Il dottor professore Sergio San Giorgi, esperto diciamo psicologo del lavoro ed esperto in organizzazione in qualche modo varia, ma molto anche nell'organizzazione. La virtualità, cioè lavorare o relazionarsi attraverso i social, attraverso il web e tutte le potenzialità che le nuove tecnologie ci hanno dato. Oggi il tema è la nostra reputation, la nostra reputazione attraverso questo strumento, in particolare con l'attenzione quando lo strumento lo utilizziamo per cercare lavoro o per andare a lavorare. La seconda puntata di questa iniziativa sarà il 7 di giugno, sempre dalle 5 alle 19, e svilupperà la tematica della come affrontare un colloquio di lavoro, diciamo, virtualmente. Oggi invece è come cercarlo, come andarlo a cercare e come sviluppare questa capacità senza cadere ovviamente in trappole che il mondo del lavoro purtroppo ci potrebbe riservare a tutti. Grazie, do la parola ai due docenti. Bene, grazie mille per questa poi impegnativa presentazione. Insomma, non so se saremo poi così all'altezza di rispettare tutte le attese che sono state in qualche modo accese rispetto all'esperienza e all'expertise, no, dei docenti, ecco. È un tema su cui principalmente il professor Mazzoni, ma io ogni tanto gli do una mano, quindi mi permetto, diciamo, di entrare nel merito. È un tema su cui già da diversi anni c'è un'esperienza di ricerca e anche di didattica, ecco, rispetto a questi elementi che hanno assunto un peso preponderante negli ultimi anni. Quindi lascerei la parola al professor Mazzoni che farà questa parte, diciamo, introduttiva. Di volta in volta mi permetterò di entrare, diciamo, a piedi pari nella conversazione per portare un punto di vista un po' diverso e stimolare magari un po' di riflessione sull'argomento, ecco. Bene, io ringrazio tutti, ringrazio Sergio, ringrazio Maria, ringrazio Novella per questa presentazione, troppo buoni. Però allora iniziamo subito a parlare dell'argomento di oggi, digital reputation, cioè noi tutti abbiamo comunque ovviamente una reputazione, una credibilità che ci costruiamo nel tempo a livello sociale, ce lo costruiamo ovviamente sulla base di tantissimi rapporti che ci siamo costruiti nel tempo, che non sono semplicemente i rapporti con le persone, sapete, si parla di capitale sociale, si parla di relazioni sociali deboli e forti, no? E quindi se tutte queste relazioni sono quelle che, sulla base delle quali noi costruiamo la nostra credibilità. Che non è semplicemente il fatto anche del contatto diretto che abbiamo con queste persone, ma ovviamente si crea anche sulla base di ciò che queste persone ovviamente raccontano ad altri rispetto a noi. E qui veniamo proprio all'argomento di oggi, no? All'argomento del web. Perché il web adesso, per iniziare a parlarne in maniera più, diciamo così, compiuta, vorrei condividere lo schermo, mi dite semplicemente se lo schermo si vede, così che partiamo, sì? Perfetto, Perfetto. grazie. Ecco, allora, per discuterne, partiamo allora con un aspetto importante relativamente appunto a queste tecnologie, che prima di tutto, scusate, ecco qua. Che prima di tutto partono da un presupposto. Quando noi parliamo di
tecnologie web, dobbiamo fare un distinguo fra quello che è stato un primo momento del web e quello che è stato un secondo momento o terzo momento del web. Il primo momento è stato l'esplosione del web e la possibilità di avere anche degli strumenti che sulla mano ci permettessero di connetterci un po' a tutti. Attenzione, ho detto connetterci un po' a tutti, che erano praticamente quei quattro telefoni cellulari che voi vedete sulla sinistra, quelli storici, quelli che se li tiravi contro il muro restava piuttosto il segno nel muro piuttosto che si sfasciasse il telefono, no? Erano questi telefoni qua. Altre cose sono i primi smartphone che voi vedete rappresentati invece sulla destra, che avevano una caratteristica molto differente da quelli che vedete sulla sinistra. E qual è questa caratteristica? Beh, essenzialmente, se voi ci guardate nei telefoni cellulari a sinistra, in primo piano ci sono i numeri. Negli smartphone sulla destra, in primo piano ci sono, nei primi due, gli applicativi, nel secondo le lettere. Perché? Perché gli smartphone sono fatti per interagire, non sono fatti per telefonare, ovvero interagire in maniera soprattutto scritta. Quindi c'è stata una modifica proprio nel web, negli strumenti del web, molto importante, che ha fatto sì che determinati strumenti che inizialmente erano fatti soprattutto per comunicare, per interagire in presenza, divenissero pian piano strumenti per interagire in maniera anche asincrona, interagire in maniera soprattutto anche testuale e soprattutto condividere opinioni, commenti, foto, contenuti, varie tipologie di cose. Insomma, i nostri appunto profili social. Quindi una cosa completamente differente. Nei primi telefoni cellulari tutto questo aspetto di social era semplicemente nelle conversazioni che si intrattenevano con gli altri. Negli smartphone l'aspetto social invece è in tutta una serie di contenuti che noi condividiamo con gli altri e che soprattutto determinano, diciamo così, tutta la nostra sfera di amicizie, più o meno preferenziali che abbiamo, contatti, legami forti, legami deboli, preferenze dal punto di vista dei gruppi di appartenenza, il fatto anche di mostrare tante cose di se stessi che ovviamente con i primi cellulari non era assolutamente possibile fare, ok? Questo è un aspetto veramente innovativo, tant'è vero che si è passati da quello che era il web 1.0, che era fatto tutto essenzialmente di informazioni testuali, a un web 2.0 dove hanno fatto comparsa le immagini, a un web 3.0 che è quello e 4.0 di cui si parla attualmente, dove gran parte della condivisione che avviene attraverso i contenuti, le foto, le immagini e il fatto che soprattutto sono gli utenti stessi a costruire i contenuti di questo web. Ora, questo implica anche un aspetto molto importante, che se gli utenti possono costruire gran parte di quei contenuti, io posso dare una valutazione, posso dire ciò che mi piace e non mi piace di questi utenti. Ed è quello che è stato fatto da tantissimi profili e da tantissimi siti di social networking che vanno per la maggiore e ovviamente tutti i siti di social networking permettono di dare delle valutazioni, tra virgolette, di ciò che uno vede online. Prima però di questo passaggio, un aspetto importante è che questo aspetto della condivisione, dell'interazione sempre, eccetera, è molto importante. Per quale motivo? Perché di fatto quello che noi abbiamo trasformato, diciamo così, questo passaggio dalla semplice comunicazione in presenza alla comunicazione a distanza ha determinato anche una sorta di, diciamo così, di utopia del controllo nelle interazioni con gli altri. Cioè, noi pensiamo appunto perché c'è questa possibilità di giocare con l'interazione con gli altri, questa distanza che ci separa dagli altri, temporale e spaziale, no? Di poter, grazie ai nostri feedback, determinare un po' e controllare un po' l'interazione che abbiamo con gli altri. Per esempio, è esperienza comune che in determinate situazioni ricevere una domanda scomoda e necessita ovviamente di trovare un meccanismo, una strategia di uscita da quella domanda. Perché quando io sono in presenza, all'interlocutore che mi fa una domanda necessita di una risposta.
In questo momento io sto parlando, sto discutendo, eccetera, e ad esempio voi tutti, perché siete presenti con la vostra immagine, state attenti, ma se voi non foste presenti, come fanno i miei studenti durante i corsi, no? Che se io vedo solamente i nomi, no? Io non so che cosa stiamo facendo, ok? Ora, questo è un aspetto molto importante, perché io in quel momento non ho il feedback. Il feedback negli ambienti virtuali diventa determinante e fondamentale. Ora, appunto, vi dicevo prima la domanda scomoda, è ovviamente nelle interazioni a distanza, con la distanza spaziale e temporale, avviene questo meccanismo per cui noi pensiamo di poter controllare, di avere in mano il controllo dell'interazione. Arriva una domanda scomoda, non rispondo, e posso addurre tutta una serie di motivi per cui non rispondo a quella domanda. Non c'è la linea, non ero connesso, non c'era rete, non mi è mai arrivato il messaggio, eccetera. Come dire, posso quasi giocare, fra virgolette, con questa interazione, con questa possibilità. Questo aspetto fondamentale che ha messo in luce Sherry Tarkle, l'autrice di questo libro, è una psicologa del Massachusetts Institute of Technology, che sostiene appunto che mentre nell'interazione in presenza la comunicazione è determinata da regole molto ferree, a domanda si risponde, se io saluto tu mi devi rispondere, eccetera, perché in presenza funziona in questo modo, cioè domanda e risposta, c'è un interlocutore che dice qualcosa e si attende una risposta dall'altra parte. Negli ambienti virtuali questa regola viene scardinata appunto dalla distanza spazio-temporale e determina in chi fa la comunicazione l'idea che di poter avere il controllo sull'altro. E questo diventa un elemento fondamentale perché? Perché effettivamente è il motivo per cui a noi piace così tanto il mi piace. Questi sono tre autori famosi, famosissimi nell'ambito psicologico, perché sono stati coloro che hanno scoperto un po' le regole dell'importanza del feedback, o meglio, della legge dell'effetto, no? Se io do a un determinato comportamento un premio, un effetto positivo, avrò maggior probabilità che in futuro quel comportamento avvenga ancora in maniera piuttosto frequente, ok? Se invece do un rinforzo negativo, ci sarà una elevata probabilità che quel comportamento in futuro non venga più effettuato. Ora, questo aspetto, Thorndike sulla sinistra, Pavlov al centro e Skinner sulla destra, i padri, se volete, della psicologia comportamentale o del comportamentismo. Ora, questo aspetto connesso al mi piace diviene fondamentale. Io metto qualcosa online e voilà, mi piace, ho un commento positivo, ma soprattutto il mi piace. E chiediamoci, ad esempio, perché negli ambienti virtuali e soprattutto nei nostri spazi online, nei nostri profili social, non ci sia il non mi piace. Giada, tu sei qui presente, insomma, non mi piace non c'è, no? È esperienza comune, tutti gli altri lo sanno. In solamente due social c'è il non mi piace, uno è YouTube e l'altro non ricordo bene quale sia. Negli altri esiste esattamente il mi piace. Perché? Perché ovviamente il social, e c'è questa utopia o idea del controllo per cui dando il mi piace c'è una maggior frequenza, una maggior probabilità che le persone poi lo utilizzano. E questo è un aspetto fondamentale, fondamentale, perché ovviamente il discorso del mi piace è connesso ad alcuni aspetti dei nostri profili social che hanno a che fare con gli elementi più alti di quella che era la scala di Maslow dei bisogni, no? A cui rispondono i nostri profili social, per cui per esempio il nostro profilo social va a rispondere soprattutto ad esigenze connesse, per esempio vedete qua social networks, ai bisogni sociali di appartenenza, ai bisogni di stima e riconoscimento sociale, ai bisogni di autorealizzazione, che sono gli aspetti più elevati, per cui praticamente il nostro essere online, i rinforzi che riceviamo e tutto questo aspetto, questa sfera di mi piace, di like, di followers, di valutazioni e giudizi positivi, perché non è solamente la questione dei mi piace. Considerate che attualmente si parla molto di social credit system, ovvero di quei sistemi, no, in cui io, facendo delle cose fatte in un determinato modo, acquisisco o perdo dei crediti sociali. Uno potrebbe dire, ma cosa sono questi sistemi? Molto semplice. Amazon è un social credit system.
in cui praticamente c'è un venditore che vende e viene valutato sulla base di come e se vende bene da un acquirente, e c'è un acquirente che viene valutato dal venditore sulla base del fatto che abbia pagato bene o non abbia pagato, si sia comportato bene, abbia dato delle valutazioni negative, eccetera eccetera. TripAdvisor è un social credit system. Perché? Perché effettivamente poi alla fine noi scegliamo i venditori in Amazon, per esempio, o i ristoranti, gli hotel su TripAdvisor piuttosto che su Booking, altro social credit system, eccetera, sulla base del credito, credibilità che questi venditori, no, si sono acquisiti con le valutazioni che hanno ricevuto dagli acquirenti online. Quindi, come vedete, il profilo social comincia ad assumere una rilevanza, un'importanza piuttosto cospicua anche dal punto di vista monetario, economico, delle transazioni e della visibilità, della credibilità che io comincio ad avere negli altri. Certo, posso entrare a piedi pari? Sì. Su questo punto, perché secondo me è un aspetto molto interessante che si collega con un'altra dimensione che oggi, non da oggi, da molto tempo, ma oggi lo vediamo in maniera particolare, è il concetto di fiducia, sulla base del quale avvengono moltissime relazioni sia in ambito lavorativo sia in ambito extra professionale, ma anche in ambito finanziario, no? Si sente molto spesso, no, accennare alla fiducia dei mercati. Sulla base di che cosa? Sulla prevedibilità, su quanto qualche cosa autorizza, diciamo, una platea di persone a pensare che allora forse succederà qualcos'altro. Mi posso fidare, no? Quanto credito, e qui social credit system, questo è il collegamento, quanto credito posso dare io al comportamento, ai fatti, alle parole di un'altra persona? E questo già da tempo accadeva, ma come accadeva? Molto spesso in presenza, o mediato da tecnologie che erano basate su altro, quindi consentivano di svolgere alcune operazioni e non altre, e soprattutto non davano la possibilità virtualmente, come accade oggi, di avere una portata globale delle nostre azioni, al di là del fatto che utilizziamo una lingua più o meno diffusa, diciamo, nel mondo. Però il tema della credibilità è collegato al tema della fiducia. E questo valeva anche prima, ma oggi vale molto di più, perché una grandissima parte delle interazioni tra le persone avviene mediata da questi strumenti qua. Mi fermo con la mia entrata, diciamo, in te col scivolato. No, ottimo, è assolutamente centrale come intervento, perché poi dopo permette anche, fra l'altro, di, allora, da questo punto di vista, di ragionare su un altro aspetto. Se questi sono gli elementi per cui la nostra reputazione digitale, o quantomeno, diciamo così, gli aspetti per cui è importante, o quantomeno su cui si basano alcuni aspetti, la nostra credibilità sociale, no? La valutazione degli altri, questo e altro. Allora, perché a volte online facciamo comportamenti, fra virgolette, scellerati, che vanno a colpire invece questa reputazione digitale e la mettono in ridicolo, a volte, se non in negativo completo, altre, no? Ecco, questo è l'aspetto, anche questo aspetto è da valutare, ed è connesso a, diciamo così, un fenomeno piuttosto rilevante, studiato in ambito psicologico, che è quello della deresponsabilizzazione sociale, soprattutto della, diciamo così, attribuzione della responsabilità degli eventi che avvengono, no? Diffusione della responsabilità di ciò che avviene. Cioè, non mi sento responsabile in primis, ma diffondo questa responsabilità alle persone. Ed è stato studiato in maniera rilevante per un caso increscioso successo negli anni 60 a New York, dove una ragazza di origine italiana, tra l'altro, mentre rientrava, venne uccisa. E lì, la faccio breve, ovviamente, il tutto si concentrò sul perché e come mai ci furono tantissimi testimoni che videro questa scena, perché avvenne nell'androne di un grosso palazzo, un palazzo grandissimo, per cui c'erano molte persone che sentirono le urla, videro tutto, eccetera, e nessuno chiamò la polizia.
Bene, e gli studi hanno dimostrato effettivamente che questo avviene perché avviene appunto questa sorta di diffusione della responsabilità, per cui io guardando quello che fanno gli altri o se nessuno interviene o sapendo soprattutto che ci sono presenti tantissime persone, mi sento deresponsabilizzato dall'intervenire adducendo come fattore, ma se ci sono tante persone perché devo intervenire proprio io? Cioè perché devo essere proprio io quello che fa determinate cose? E questo è quello che avviene normalmente negli ambienti sociali, quello che vediamo nelle nostre città, quando si dice tanto, no, nelle città c'è una persona che sta soffrendo, una persona per terra che sta morendo di fame, sta succedendo qualcosa e nessuno interviene, perché c'è un menefreghismo assoluto. Non è questione di menefreghismo, è questione della lettura sociale di questo tipo, no, sul fattore. Allora, l'idea è praticamente studiata da questi autori che hanno notato come praticamente l'effetto si chiama effetto testimone o bystander effect, per cui praticamente se succede qualcosa di critico, di qualcosa di minaccioso, qualcosa di problematico, se in un ambiente sociale con meno persone ci sono presenti, con più è facile che qualcuno intervenga, perché si sente investito interamente della responsabilità di intervenire. Questo aspetto portato sul web diventa devastante, perché ovviamente io negli ambienti virtuali ho veramente difficoltà a capire quanta gente è presente. E soprattutto, siccome c'è tanta gente a essere presente, ha un effetto, è appunto la diffusione di responsabilità, per cui chi sono io a dover intervenire se ci sono altri presenti. B, il fatto che io posso fare qualsiasi cosa perché ci sono altri che si comportano in questo modo e conseguentemente se ci sono altri che si comportano in questo modo perché io non debba farlo. Ed è il motivo per cui gli attacchi online, l'online flaming, il cybercrime, il fenomeno degli haters, delle echo chambers, cioè le camere di risonanza in cui una persona attacca un'altra persona, questa viene attaccata a sua volta da un'altra persona e gli altri cominciano ad animarsi, fenomeni fra l'altro sotto forma di flaming che erano già famosi nel web, quello che vi ho detto prima 2.0, nelle comunità virtuali, dove si notò che appunto la distanza fisica dagli altri e la distanza temporale negli interventi determinava effettivamente questa sorta di diffusione di responsabilità e c'erano degli attacchi molto forti nei confronti degli altri. Perché ve l'ho detto? Perché questi attacchi al giorno d'oggi minano molto e avvengono molto nei confronti di società, di persone, in ambienti virtuali online e vanno molto a minare quindi la reputazione digitale personale delle aziende che spesso si trovano costrette a fare quello che si chiama debunking, ovvero praticamente cercare di risollevare la propria credibilità che è venuta ad essere attaccata fortissimo e in maniera molto rilevante, diciamo così, da fenomeni di questo tipo. Si chiama proprio debunking e ci sono delle agenzie, ci sono delle aziende che si occupano esattamente di questo. Dovete capire, ad esempio, che sono molto soggetti a questi fenomeni persone piuttosto in vista dal punto di vista sociale, ovviamente, no? Però è anche vero che anche persone nella loro sfera normale, privata, eccetera, potrebbero subire degli attacchi piuttosto notevoli, piuttosto rilevanti da parte di persone più o meno conoscenti, di più o meno, diciamo così, positive o negative dal punto di vista delle lezioni che si intrattengono. Ecco quindi che diventa tutti questi aspetti vanno a confluire nel motivo per cui è importante al giorno d'oggi costruire e soprattutto mantenere una reputazione digitale forte, no? Forte, attraverso che cosa? Attraverso quello che vedete qui identificato come comportamento proattivo. E questo diventa fondamentale sia se si sta cercando lavoro, sia se ci si vuole proporre sul mercato a titolo personale, la propria azienda, eccetera. Per cui, da un lato, non ho lavoro e sto cercando qualcosa o voglio trovare qualcosa. Dall'altro, ho già un lavoro, ho un'azienda, sono un professionista o qualcosa e voglio, come dire, aumentare la mia mole di lavoro, aumentare il mio giro di affari, eccetera, o quantomeno farmi conoscere maggiormente. In entrambi i casi occorre avere un comportamento proattivo perché da quello che io vi ho detto in precedenza
occorre prevenire quello che accade piuttosto che intervenire a posteriori, perché intervenire a posteriori purtroppo significa che il danno è già fatto. Cioè, facciamo un ragionamento che parte da quel termine che hai usato di debunking, no? Il tema che hai introdotto, diciamo, delle dinamiche che avvengono nelle discussioni online, è qualcosa che quelli un po' più anzianotti come noi avevano iniziato a vedere anche agli albori del web, no? Dove c'erano i newsgroup, i gruppi di discussione online, quindi tecnicamente il web già dall'inizio forniva la possibilità, no, di avere delle forme di discussione. Qual è la differenza? La portata. Perché per partecipare a quelle discussioni bisognava iscriversi a qualche cosa che molto spesso non era indicizzato da algoritmi di Google, era un gruppo ristretto dove più o meno, non dico che ci si conoscesse tutti, però si entrava in virtù, diciamo, di alcune caratteristiche, alcune competenze. Che cosa è cambiato? È cambiata la portata. Oggi chiunque può dire virtualmente qualunque cosa su qualsiasi argomento e questa cosa può fare il giro del mondo. Verissimo. E questo è il punto di svolta rispetto al tema di qual è il riverbero che hanno le nostre azioni online, ma non soltanto le nostre, non voglio anticipare troppo. Mi fermo non qua. Solo, su questo aspetto è molto importante, perché effettivamente c'è l'aspetto appunto del fatto che della portata, e soprattutto c'è l'aspetto del controllo, nel senso che i primi gruppi e comunità virtuali spesso erano ad accesso controllato, coordinati, gestiti, e c'era qualcuno che definiva delle regole di comportamento. Non che adesso non ci siano, ma sono molto più generali. Se pensate a tutti gli utenti di un qualsiasi social networking sites come Google, come Instagram o anche come TikTok, insomma tutti questi. Però il comportamento proattivo diviene fondamentale, e diviene fondamentale perché se io devo pensare una cosa, che attualmente il mio profilo social è pubblico ed è visibile a tutti. E non vale la regola, e qui vale un po' la regola, anzi vale un po' la regola del non posso far finta di non aver capito o che io non sapevo. Cioè il non sapere qui equivale a sbagliare. Perché? Perché ovviamente una delle più grosse critiche che mi vengono fatte quando io presento questi aspetti e dico bisogna avere un comportamento proattivo, non bisogna fare determinate cose online, il primo aspetto che viene fuori è ma io nel mio sito privato poi faccio quello che voglio. Certo, però allora io dico sempre una cosa molto importante, che è questa: il tuo sito privato, se fosse privato a tutti gli effetti. Immaginiamo la scena che è questa: io posso avere praticamente un mio profilo, no? E posso mettere una foto mia nuda, no? Nel salotto di casa. Chi la vede? La vede solamente chi entra in casa mia, no? O le persone che io invito e so che vengono in casa mia, e magari prima che arrivino cavo quella foto, la tolgo. Ma se io metto quella stessa foto nel muro esterno della casa, certo, è sempre casa mia ed è sempre il mio giardino, ma è visibile a tutti. Non è più privata, è una foto assolutamente pubblica. Cambia completamente la prospettiva. È questo che molti, l'aspetto su cui molti non fanno attenzione. Il proprio profilo social non è privato, è pubblico e tutti possono vederlo. E siccome tutti possono vederlo, diviene anche associato a, ovviamente io posso fare un social in cui lo vedo solo io o solamente tre persone. Questo è un altro discorso. Però normalmente l'aspetto importante dei social è che sono visibili o cerchiamo di farli visibili a tutti. E soprattutto diviene importante perché va ad influire non solamente su di me e sulla mia reputazione personale, influisce anche su tutte quelle, diciamo così, persone o enti, aziende, istituti che sono connessi ovviamente al mio profilo, perché io dico che faccio parte di. Quindi questo aspetto diviene particolarmente fondamentale e rilevante, e quindi avere un comportamento proattivo importante significa eliminare i contenuti che potrebbero ledere la reputazione digitale, personale e aziendale, evitare le discussioni critiche, come vi ho detto prima. Sapete, se voi
Se una persona comincia ad avere un comportamento online, a commentare continuamente, andare contro gli altri, eccetera, aumenta la probabilità di avere degli attacchi da quelli che si chiamano haters o fomentare, diciamo così, il flaming. Anche questo aspetto è un aspetto da considerare per non avere degli attacchi e, come dire, delle valutazioni negative sul proprio sito. Rispondere alle critiche per evitare che dilaghino, riflettere attentamente prima di postare qualsiasi tipo di materiale, pensando soprattutto a chi vedrà quel materiale, considerando soprattutto che nel momento in cui noi cerchiamo lavoro, andiamo a o andiamo da un'azienda o da colleghi, eccetera, la prima cosa che viene fatta, soprattutto quando uno non ci conosce, è andare online e vedere i nostri profili social. Fare una ricerca online, si chiama orbiting, spesso, no? Andare online, io vado online, digito Elvis Mazzoni, chi è Elvis Mazzoni? Vado a vedere Elvis Mazzoni, ok, Università di Bologna, poi dopo ha un profilo LinkedIn, bene, andiamo a vedere il profilo LinkedIn, è associato a una società, è associato a questa, è associato a quell'altra, è associato anche a Sergio San Giorgio, poi andiamo a vedere il profilo Facebook, un profilo Facebook, poi eccetera, eccetera, eccetera. E in ognuno di questi io mi faccio un'idea di chi sia Elvis Mazzoni, non solo dalle informazioni che lui mi dà, ma io mi faccio un'idea dalle informazioni che mi dà Elvis Mazzoni, dalle informazioni che vedo relativamente alle amicizie che ha, alle foto che posta, quindi i luoghi che gira e le preferenze che ha nella vita normale, e soprattutto mi faccio un'idea di Elvis Mazzoni relativamente a ciò che postano i suoi amici di lui e che spesso sono contenuti su cui noi direttamente non abbiamo controllo. Quindi anche i contenuti delle pagine che gli altri postano diventano importanti, perché altrimenti, e quindi la cerchia dei propri contatti, perché noi possiamo avere un controllo diretto sui nostri e sulle nostre pagine, ma attenzione, ci sono altri, possono postare contenuti su di noi che noi, di cui noi non ci rendiamo assolutamente conto. Scusa l'interruzione, Elvis, facciamo un punto su questo tema del comportamento proattivo, no? Perché giustamente sottolineavi, no? Io posso controllare quello che faccio io, no? E sono due mondi, diciamo, che sono in qualche modo simmetrici, perché c'è quello che faccio io, ma c'è anche quello che fa chi è in contatto con me. Esatto. Allora, questi due mondi si parlano in questo modo. Quello che faccio io a volte come comportamento proattivo può voler dire resistere alle tentazioni, resistere alla tentazione di pubblicare qualsiasi cosa, resistere alla tentazione di concedere il contatto o chiedere il contatto a qualcuno. E perché parlo di resistere alle tentazioni? Perché Elvis Mazzoni prima diceva, perché ci piace tanto il mi piace, no? Cioè, questi meccanismi possono sembrare coinvolgenti, eccitanti da un certo punto di vista, anche normali, perché ormai ci siamo abituati, no, a vivere in un mondo fatto anche di queste cose, ma sono costruiti in questo modo per facilitare quella dinamica che Elvis Mazzoni citava prima, che è il mi piace. Perché? Perché ci danno soddisfazione. Quanto ci piace, no, avere la conferma, lo stimolo da parte di qualcheduno che neanche conosciamo, però mette mi piace su quello che abbiamo messo, è audience, no? Ecco, questo è il premio in palio. Il premio in palio è avere il mi piace da persone che conosciamo veramente, ma anche da persone che noi non conosciamo. Attenzione che come arriva il mi piace arrivano poi anche altri effetti collaterali. Quindi questo forse è un aspetto da considerare. Quindi questa dinamica del rinforzo positivo, no? Della dopamina, che direbbero gli psicologi, che ci dà in qualche modo un effetto stimolante, un effetto che ci dà piacere da un certo punto di vista, ci dà soddisfazione. A volte bisogna fermarsi un attimo e dare una seconda occhiata a quello che stiamo per fare. Perché? Perché la portata dei nostri comportamenti può avere un riverbero molto grande, diciamo, nella comunità online, ma soprattutto cessa, dal momento in cui noi la pubblichiamo, di essere il nostro controllo. Allo stesso modo, questo vale anche per le persone che sono direttamente in contatto con noi. Questo è ancora meno sotto il nostro controllo, quello che fanno loro
è molto meno sotto il nostro controllo perché dipende da scelte che non facciamo noi direttamente. Quindi come comportamento proattivo non vuol dire solo fare delle cose, ma anche non farle. Mi fermo qua. Assolutamente. Tant'è vero che su questo aspetto vi faccio vedere esattamente un esempio, anzi due esempi capitati a me personalmente, per cui posso assolutamente raccontarli. Ovviamente ho tolto nomi e tutto delle persone implicate insieme a me, io c'ero. Il primo esempio è questo, proprio basato su LinkedIn. LinkedIn sapete che è uno dei più grossi social network insights adibito alla, diciamo così, vita professionale soprattutto. La cosa interessante è che ovviamente ogni profilo che noi ci costruiamo ha, diciamo così, un suo pubblico, nel senso che i social network insights sono costruiti in modo tale da raggiungere determinati obiettivi. Per esempio Instagram è la condivisione soprattutto di foto, video, eccetera. Facebook è un po' generalista, se vogliamo, però soprattutto per la vita privata. LinkedIn molto generalista, ma soprattutto per la vita professionale. E quindi ognuno di questi social network, in ognuno di questi social network è importante, come dire, sapere bene il target a cui si fa riferimento. Allora, qui all'interno di LinkedIn, praticamente, ricordo benissimo, c'era questa signora, una commerciante, propose su LinkedIn, fece un commento perché praticamente il suo profilo veniva associato a profili simili, non simili al suo, ma a profili sempre femminili, ma diciamo così, di persone che a lei non piacevano, così come venivano presentate, eccetera. E allora tutti, molte persone fecero dei commenti sul perché ciò succedeva. Io andai a vedere cosa erano praticamente gli altri profili consultati di LinkedIn e misi questo scritto. Le scrissi, risposi pubblicamente a tutti dicendo: a questo link puoi trovare una risposta al tuo interrogativo. Probabilmente, ma non lo sapremo mai, alcune persone sono più interessate all'aspetto esteriore piuttosto che alle competenze e alle abilità delle persone. Spero di averti risolto il dubbio e ti auguro buona giornata. Pubblicai e postai questo commento. Ci pensai subito, mi fermai e dissi: attenzione, non vorrei che il discorso dell'aspetto esteriore, una cosa, l'altra, le competenze, le abilità, non si sa mai che online, perché noi dobbiamo sempre pensare questo, che online noi non sappiamo mai gli altri come reagiscono, non sappiamo mai la gente cosa pensa. E io ho detto: no, stai pure a vedere che qualcuno va a pensare, ecco, Elvis Mazzoni, docente dell'Università di Bologna, guarda te, fa qua una disquisizione sul genere, le competenze, qua e là, su e giù, che non sia mai. Ho ripreso il link, modificato il link in questo modo. Gentile, a questo link puoi trovare la risposta al tuo interrogativo. Spero di averti risolto il dubbio e ti auguro buona giornata. Evitando commenti, evitando discussioni, evitando qualsiasi opinione in merito a quello che io ho scritto. Questo è un comportamento proattivo. Purtroppo, come dire, uno potrebbe dire: vabbè, allora non si può mai dire niente. Non è che non si può mai dire niente. Il problema online è che nel momento in cui si dice qualcosa, bisogna essere poi preparati e pronti a, come dire, controbattere o quantomeno a stare attenti a che non dilaghi, no, l'aspetto negativo di quello che si è detto rispetto all'aspetto positivo. Questo è un esempio di quello che diceva prima giustamente Sergio, del trattenersi dall'esagerare nel dire le cose. Uno. Altro aspetto importante, anche questo è successo a me, dove con i miei studenti siamo andati a vedere praticamente una realtà, alcune realtà imprenditoriali, e ovviamente come fanno tutti gli studenti, come fa ognuno di noi, quello che vi ho detto prima. E cosa hanno fatto questi studenti? A pomeriggio sono andati a vedere i profili delle persone che avevano ascoltato la mattina e nel profilo di una di queste persone, di una di queste imprese, c'era scritto questo, che riguardava esattamente gli studenti di psicologia. Ora, a me sta bene che gli insulti e la polemica sono ben accetti su questa bacheca, e tu lo sai che viene detto fra queste due persone che disquisiscono in maniera negativa degli studenti di psicologia. Però gli studenti sono venuti, ci sono rimasti malissimo, me l'hanno detto con me, io l'ho riportato all'azienda. L'azienda ovviamente ha preso provvedimenti perché non è inqualificabile un comportamento del genere. Uno può dirmi:
E mi si può dire che questo è il mio profilo personale di Facebook che riguarda me e non riguarda l'azienda? Certo, però questo riguardava esattamente quello che era successo la mattina in azienda. Quindi come vedete, come si può chiaramente vedere, avere un comportamento proattivo significa assolutamente evitare di fare qualsiasi cosa che mette in cattiva luce da un lato se stessi, come nel primo, ma in seconda battuta soprattutto l'azienda, in questo secondo caso, che ovviamente ci ha fatto veramente una figura, si è resa conto, piuttosto meschina relativamente appunto a, per colpa, fra virgolette, responsabilità di una persona che con troppa leggerezza, no, e libertà si è presa la briga di, come dire, di dare valutazioni, opinioni su persone che erano state o che avevano disquisito con lui al mattino. Ecco, questo è un aspetto molto importante, ecco perché, diciamo così, avere una reputazione digitale forte dal punto di vista personale diviene molto importante, e in particolare i contenuti da varie ricerche che sono risultati più critici per quanto riguarda il profilo personale sono per esempio quelli dubbi sullo stile di vita dei candidati, commenti e test inappropriati scritti dai candidati, come gli esempi che vi ho fatto vedere io. Commenti o test inappropriati scritti da amici e contatti dei candidati, ma che riguardano i candidati, perché comunque se io sono credibile, ma ho tutta una schiera di amici che sono poco credibili, che frequento, credete che ogni tanto purtroppo, come dire, questo può avere dei riverberi anche sulla mia reputazione. Commenti critici su precedenti datori di lavoro, commenti o test inappropriati scritti da colleghi, o conoscenti nell'ambito lavorativo, affiliazioni a specifici gruppi o reti di dubbia, diciamo così, chiamiamo eticamente, di cui eticamente si può dubitare, condivisione di informazioni false e quindi scarsa competenza comunicativa online anche, ma soprattutto condivisione di informazioni false, la questione delle fake news, e dubbi sul profilo finanziario dei candidati. Queste sembrano banalità, ma noi spesso mettiamo online dei commenti e delle cose che ci riguardano e non ci rendiamo conto di come ci mettono in luce agli altri. Ok? Anche semplicemente il dire non so da sbattere nell'altro, eccetera, non so come fare stasera a prendermi una birra, per esempio. Cioè, non è che metta il candidato che il giorno dopo deve andare a fare un colloquio di lavoro in questa luce d'oro. Ecco, diciamo che spesso noi online, appunto, pensando che lo schermo faccia da schermo, ma come io insegno sempre ai ragazzi delle scuole, soprattutto secondarie di primo e secondo grado, quando si parla di cyberbullismo o di revenge porn o anche di sexting, eccetera, purtroppo tutto è in ambiente virtuale, ma la polizia, quando arriva, di virtuale a poca roba, arriva veramente. E questa è un po' la stessa cosa. Cioè avviene in un ambiente virtuale, lo schermo fa da schermo, siamo lontani e distanti dagli altri, ma purtroppo la nostra credibilità viene minata non online, in generale. E questo è un aspetto importante da considerare. Sergio, sì. Vuoi aggiungere qualcosa? Elvis, aggiungo qualcosa su questo punto, perché ovviamente qui si fa riferimento a una ricerca ormai di qualche anno fa, no? Che partiva dalla punta dell'iceberg, no? Dove diciamo la vulnerabilità è più evidente, le persone sono più sensibili, no? Io sto candidando per un posto di lavoro, quello che si può conoscere su di me, sulle mie abitudini, sui miei interessi, sulle mie frequentazioni, mi interessa. È particolarmente rilevante perché può dare un'immagine che può avere delle conseguenze in positivo o in negativo, più spesso in negativo che in positivo, perché le cose positive noi tendiamo a presentarle, diciamo, agli altri, sono quelle un po' meno positive che a volte non riusciamo perfettamente a nascondere. Però questo dove avveniva? Avveniva in un contesto dove c'era una motivazione della persona ad offrire, no, una buona immagine di sé. Cosa è successo poi anche negli anni successivi? Che questo tipo di comportamento, quindi la possibilità di farci un'idea su, diciamo, gli interessi, le caratteristiche, le abitudini, le preferenze delle altre persone, noi non lo facciamo soltanto quando si sta cercando un lavoro.
si fa sempre, molto spesso, per curiosità, per diciamo completare un quadro, per andare a confermare qualche ipotesi che potremmo avere su qualcheduno, su qualchedun altro. Cioè, si è un po' esteso, no, questo tipo di comportamento che è, da un certo punto di vista, ormai ritenuto normale. Mi interessa sapere chi ho di fronte. Allora, qualche tempo fa, quando, diciamo, prima dell'avvento di questi social network site, che sono popolati, come diceva Elvis Mazzoni, da contenuti prodotti dagli utenti, quando volevamo sapere qualcosa su qualcuno, a chi potevamo chiedere? A dei testimoni significativi, a chi lo conosceva, a chi eravamo noi in grado di raggiungere dichiarando le nostre intenzioni. Lo conosci? La conosci? Ci hai mai lavorato? Ci hai mai parlato? Che idea? Allora, significava da parte di chi era interessato ad avere qualche informazione in più, avere un ruolo attivo da un certo punto di vista, quindi dichiarare le proprie intenzioni, quindi anche esplicitare l'interesse che avevamo a conoscere qualche tipo di informazione. Oggi no, oggi dietro lo schermo, come diceva Elvis Mazzoni prima, pensiamo che certe azioni restino del tutto nell'ombra, no? Quindi, a parte la possibilità di vedere chi ha visitato il nostro profilo, eccetera, però non è più necessario, diciamo, esporsi come lo era in passato. Quindi questo facilita molto di più il fatto che le persone vadano a vedere, e quando vanno a vedere trovano quello che c'è. E alcune cose magari sono più interessanti di altre, no? Dal punto di vista di chi osserva. Quindi questo è un po' il punto. Si è partiti dal punto di vista personale, da un contesto, diciamo, di candidatura per un posto di lavoro, di selezione, eccetera. Però poi presto questa pratica si è estesa anche ad altri ambiti della vita, che può essere associativa, che può essere affettiva, che può avere altre caratteristiche. È diventato quasi automatico dare un'occhiata sul web chi abbiamo di fronte. A volte questo è un vantaggio, a volte no. Sì, e soprattutto anche in dipendenza dei contenuti che le persone postano, perché mentre prima vi ho fatto vedere contenuti che, come dire, potevano essere più o meno collegati a un'attività, eccetera, anche le preferenze che spesso abbiamo, che per carità ognuno è liberissimo delle proprie preferenze, eccetera, però uno, come dicevo prima, deve avere un comportamento proattivo e capire benissimo cosa un determinato contenuto che viene postato possa scatenare. E in questo caso, per esempio, di questo dentista americano, quello che ha scatenato il suo comportamento, che per carità io non sto qui a criticare, indipendentemente dal fatto di essere più o meno animalista, eccetera. Qui non stiamo facendo una disquisizione sul comportamento, qui stiamo parlando semplicemente di ciò che ha postato. E ovviamente postando questo elemento non ha calcolato che ha avuto ovviamente un attacco fortissimo a livello di web da parte di tutta una schiera di animalisti e di persone che si sono schierate a favore, o a difesa, diciamo così, e contro la caccia così gratuita in Africa. E ovviamente, non ovviamente, però siccome questo era parte di uno studio associato negli Stati Uniti, i suoi colleghi si sono visti subissati di email, eccetera, e hanno dovuto chiedergli di, come dire, uscire dalla società, dallo studio associato e abbandonare questa attività. Stessa cosa è successa a un veterinario italiano che vedete sotto sulla sinistra. Come dire, tutto quello che noi mettiamo online, come vedete, dobbiamo capire che può essere fonte di attacco da persone che la pensano diversamente da come la pensiamo noi. Quindi dobbiamo essere pronti o quantomeno accorti, no, a capire comportamento proattivo, come dicevo prima, tutto quello che si scatena da quello che noi postiamo, ok? Ma certo non solamente le persone sono così, anzi anche le aziende spesso si lasciano andare a comportamenti inappropriati e che dovrebbero invece, tutte le aziende dovrebbero avere, fare uno sforzo importante anche dal punto di vista del sito web, così che fanno, di ottimizzare i propri contenuti, monitorarli regolarmente, quello che avviene, guardare se sono aggiornati o meno, agire prontamente se c'è qualcosa di negativo, eccetera. Poi però ovviamente molte aziende fanno anche, come dire, a volte cadono in come dire, aspetti legati anche al marketing, eccetera,
che hanno un eco importante, per, e questo ve lo faccio vedere con un aspetto fondamentale che molti non misurano adeguatamente, non valutano adeguatamente. Queste sono campagne pubblicitarie che non sono state fatte online, sono state campagne pubblicitarie fatte nella vita reale di tutti i giorni, no? Che però ovviamente online hanno avuto un eco allucinante dal punto di vista delle opinioni negative che si sono scatenate relativamente a gruppi che hanno cominciato a parlare in maniera negativa di queste campagne pubblicitarie, attaccando in maniera veramente importante e rilevante queste due importanti aziende. Okay? Quindi qui, come vedete, c'è proprio l'emblema di come un aspetto che anche avviene nella vita reale, se viene portato sul web, come diceva prima Sergio, comincia ad avere un eco che travalica il contesto semplice e singolo che si sta, su cui si sta disquisendo, e ha un eco veramente, una risonanza davvero importante. Così come è successo a queste due addette del Carrefour Italia, a cui praticamente che per queste immagini anche loro, che per carità io non metto ombra di dubbio sul fatto che quello che queste due ragazze abbiano voluto fare sia stato semplicemente uno scherzo, un gioco, una battuta, eccetera. Il problema è che nel momento in cui viene attaccato in ambienti virtuali, per gli effetti che vi ho detto prima, le echo chambers, il fatto che la gente si sente deresponsabilizzata nel cominciare a dare contro, eccetera, vedendo che altri si schierano contro queste persone, eccetera, insomma, queste persone alla fine hanno avuto ovviamente conseguenze un po' particolari e negative relativamente al loro lavoro. Quindi perché? Perché poi ovviamente l'azienda viene colpita in maniera massiccia, perché non vengono colpite loro due, sono state colpite loro due, ma soprattutto è stata colpita l'azienda. Quindi capite anche gli effetti che può avere, ecco perché dicevo prima il profilo, anche quando noi pensiamo che sia assolutamente personale, non è mai così personale, è collegato a tutto ciò che ruota attorno a noi, che è collegabile a noi, no? Così come, per concludere un po' la disquisizione, attivamente abbiamo visto il lato personale, abbiamo visto il lato aziendale, ma dal lato cliente, il lato cliente diventa molto importante se pensiamo che, ad esempio, la maggioranza degli utenti considera la ricerca online come la sorgente più importante di fonte di informazioni. Cioè, ormai noi tutti andiamo a cercare le informazioni online, e quindi quello che troviamo online diventa un po' il punto su cui partire relativamente, come dicevo prima, la credibilità di un ristorante piuttosto che un albergo, piuttosto che un servizio, un venditore, un acquirente. Pensiamo anche semplicemente al sito Airbnb, per esempio, o a Booking, o a tutti quei siti in cui c'è una valutazione da una parte e dall'altra. Io valuto dove vado a dormire e valuto chi viene a dormire. Quindi ognuno è una valutazione continua, eccetera. E questo ha degli effetti importanti e rilevanti, può avere degli effetti indubbiamente sulle persone, ma anche economici e non di poco conto. Vi faccio vedere questa cosa. Questo è stato lo scandalo che c'è stato di Cambridge Analytica con le elezioni presidenziali statunitensi e l'ipotesi, insomma, che diciamo così, ci fu questa consultazione dei dati, e Cambridge Analytica abbia dato i dati praticamente di Facebook relativamente alle consultazioni per capire come muoversi, eccetera. Bene, quando uscì quell'informazione e quando uscì la notizia, qui stiamo parlando, guardate, del 17 marzo, lo vedete qua sotto, 17 marzo, questa è stata praticamente il 15 marzo dove erano le azioni, e questo è quello che è successo il 17 marzo, dal 18 marzo in poi, quando uscì l'informazione. Bene, come vedete, la reputazione digitale, queste informazioni uscite, eccetera, eccetera, online soprattutto, e tutta la bagarre che ci fu a livello di informazione mediatica, eccetera, come vedete la reputazione va ad incidere tantissimo anche a livello economico. Se pensate che qui stiamo parlando di valore economico di azioni, e di azioni che riguardavano appunto Facebook, e quindi diciamo così anche il valore economico che viene spostato da un semplice gesto o da una semplice leggerezza in ambito digitale.
Forse qui è opportuno fare una distinzione tra le conseguenze che ci sono per delle aziende, per delle compagnie di queste dimensioni, che comunque sono a volte anche quotate in borsa e quindi hanno anche questo tipo di impatti, con il cittadino, con l'uomo della strada, con le persone, no? Che non sono quotate in borsa. E che spesso hanno molti, molti meno mezzi, no? Per correggere un impatto sulla propria reputazione digitale. Anche perché le persone, tutti noi, al di là degli aspetti legati alla tecnologia, tendiamo ad avere una serie di risorse cognitive un po' limitate, tutti. E quindi tendiamo molto spesso a fare delle semplificazioni della realtà, per poter in qualche modo regolare il nostro comportamento. E una volta etichettato una persona in un certo modo, poi diventa difficile modificare il proprio, diciamo, la propria reputazione. Quindi molto facile scivolare, più difficile invece correggere questa reputazione che in qualche modo possiamo crearci. È vero che, diciamo, online le cose hanno, diciamo, una caducità, diciamo, diversa, quindi durano molto di meno le notizie online rispetto a. È altrettanto vero che però il controllo di queste, diciamo, della circolazione di queste informazioni è molto più complicato. E quindi il comportamento proattivo che Elvis Mazzoni sollecitava va anche in questa direzione. Attenzione che è molto facile, diciamo, perdere valore dal punto di vista delle nostre azioni personali in termini di reputazione, è molto più difficile cercare in qualche modo di recuperarlo per persone come tutti noi che non abbiamo i mezzi che hanno queste corporation. Sì, soprattutto ad esempio vi faccio vedere adesso alcuni esempi, due, tre, non di più, poi dopo passo invece alla parte finale che riguarda un po' il come fare a controllare la reputazione digitale, no? Però vi faccio vedere due, tre fatti accaduti, sono piuttosto famosi, finiti su tutti, diciamo così, i giornali, che sono accaduti in cui praticamente una leggerezza fatta da qualcuno online è costata purtroppo il lavoro a un'altra persona o è costata, ad esempio, diciamo così, molti soldi, affari all'azienda, eccetera, per cui praticamente poi dopo ci sono sempre poi degli eventi scatenanti che ci vanno dietro. Per esempio, uno dei casi famosi è stato questo, che è stato quello effettuato alla Apple, dove la figlia di uno degli ingegneri della Apple, che era andata in visita a trovare suo padre alla Apple, praticamente ebbe l'idea di fare un filmato all'interno dell'azienda, dove era l'ufficio del padre, se non che purtroppo facendo questo filmato sono stati praticamente visti, si sono visti dei codici di un prodotto nuovo veniva prodotto e la ragazza ha avuto l'idea di pubblicare online il filmato e ovviamente questo ha avuto delle conseguenze sul padre per una questione di leggerezza. Questo per dirvi semplicemente quanto tutto quello che noi postiamo, facciamo online, possa riverberarsi non solo, è questo che vi dicevo prima, nel nostro sito diretto, ma dobbiamo stare attenti purtroppo anche alle persone che sono connesse a noi, perché se postano cose che riguardano noi queste cose non le possiamo controllare. Sebbene, attenzione, sebbene questo è un aspetto importante da dire, non è mai stato fatto niente, nel senso che c'è però una legge che dice che praticamente se uno vuole postare una foto di me in cui io sono presente, no, dovrebbe chiedermi ovviamente la liberatoria. Questo nessuno la chiede, c'è un tacito accordo sul fatto che si faccia questo. Di fatto, qualsiasi persona potrebbe denunciare un'altra persona perché ha pubblicato una foto in cui lui è presente. E questo è un aspetto che, come dire, il giorno in cui alcuni di questi aspetti verranno fuori, cambieranno forse molte cose. Ecco, questo però è un esempio per ricondurlo a questo aspetto qui di questa ragazza. L'altro aspetto importante, per esempio, questa è stata anche questa una leggerezza di due dipendenti della Huawei che
che hanno postato sul loro profilo praticamente buon 2019 eccetera eccetera, voi se voi guardate sotto è stato postato via Twitter con un iPhone. Ora capite che loro erano dipendenti della Huawei, che è la società che ha come maggior competitor l'Apple, che produce l'iPhone, e capite che dal punto di vista della Huawei e dell'impresa questo post non è stato molto gradito e soprattutto non ha avuto, diciamo così, un eco particolarmente positivo. Ecco. Io avrei altri casi da farvi vedere, ma soprassederei sui casi per andare invece a un aspetto più importante, perché finora abbiamo detto dove va ad agire la reputazione digitale, che cosa colpisce, cosa bisogna fare, eccetera. Però come la verifichiamo? Come faccio io a capire a che punto è e come sono messo a livello di reputazione digitale? Come faccio a sapere che cosa si dice di me online, eccetera, eccetera? Ci sono delle modi e delle modalità per verificare la mia reputazione digitale, capire cosa fare, agire in un determinato modo, eccetera? Beh, alcune cose ci sono. Adesso vi faccio vedere alcuni aspetti, alcuni elementi che possono aiutarci. Questi... Chiesto la liberatoria, però. Eh? Hai chiesto la liberatoria? Assolutamente, questo l'ho fatto io direttamente, anche perché questi sono dati pubblici, questi sono dati assolutamente pubblici, per cui non c'è problema. Allora, ci sono dei siti e ci sono degli applicativi che permettono di visionare, no? Che cosa si dice o quanto, ad esempio, è visitato il nostro sito, insomma, che dà un'idea in generale, anche quantitativa più che altro, della nostra digital reputation. Uno è Google Trends, questo applicativo che permette, per esempio, gratuito tra l'altro, che permette per esempio di visionare, no, quante nel tempo, quante visite ha avuto il nostro sito, ok? Non è particolarmente importante come informazione relativamente al fatto di avere una reputazione digitale più o meno negativa o positiva, però è un indicatore importante relativamente a quante visite e se, come dire, il nostro profilo ha un certo appeal. Soprattutto è utile perché permette di fare un confronto fra siti simili. Io potrei, per esempio, mettere il mio sito e quello di Sergio San Giorgi, Sergio vincerebbe, però sto scherzando ovviamente, nel senso che vincerebbe, ma... Io non metto i gattini. No, va bene. Però ecco, questo per dire semplicemente che permette, per esempio, di vedere il proprio profilo e il profilo di un competitor rispetto a noi o di qualcuno di simile a noi e vedere quali sono le differenze. Questo è un primo aspetto, seppur, ripeto, prettamente quantitativo, però permette di visionare, per esempio, anche le regioni in cui si è più o meno visitati. Altro aspetto invece più interessante è Talkwalker, che è invece a pagamento, però permette di visionare alcuni aspetti importanti, compreso, e questo è interessante, perché Talkwalker cosa fa? Va praticamente a visionare dove il nostro eventuale profilo, i nostri profili, dove compariamo, no? Ipotizziamo il dispazzone, dove compare non solo nei siti web e nei profili, ma anche nelle eventuali discussioni, comunicazioni, dove si sta parlando, eccetera, no? E questo permette di costruire quello che è, lo vedete qua sotto, il sentiment più o meno positivo. Quindi diciamo che, per esempio, relativamente al sito che vedete qui indicato, che era l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell'Emilia Romagna, c'era un sentiment in generale positivo, più del 18% positivo e 5% negativo. Quindi, come vedete, ci permette di dire già, sentiment sono praticamente quali lemmi, aggettivi, eccetera, sono associati, no, in generale al nostro profilo, eccetera. E questo è interessante perché può essere fatto e visionato anche dal punto di vista del genere, degli interessi delle persone, quindi chi sono coloro che parlano di noi, chi viene maggiormente a visitare il nostro profilo, il sentiment è più positivo o negativo, per esempio negli uomini piuttosto che nelle donne, piuttosto che un determinato tipologia commerciale, piuttosto che un'altra, eccetera. Anche questi sono aspetti interessanti e rilevanti
da valutare, no? Relativamente al nostro sentiment. Questi aspetti possono essere analizzati ancora tramite due ulteriori, diciamo così, applicativi, che sono Social Mention, sempre interessante perché fa vedere anche questo alcuni aspetti relativamente al sentiment, alla, diciamo così, al sentiment che è positivo, neutrale e negativo in questo caso, e anche praticamente alle parole chiave, quindi le top parole chiave che sono associate al nostro profilo. E uno anche da questo punto di vista si fa un'idea relativamente a che cosa si dice, che cosa si pensa di noi o della mia azienda o del mio profilo, eccetera. Ovviamente, attenzione, alcuni di questi applicativi funzionano indipendentemente dalla quantità di, come dire, di visite che si hanno sul proprio sito, in particolare Google Trends. Altri necessitano di un certo quantitativo di visite del proprio sito, altrimenti non funzionano. Ecco, un altro aspetto, un ultimo aspetto che io invece promuovo sempre e dico sempre di valutare è fare quella che si chiama appunto la nuvola, diciamo così, dei lemmi, no? Si prende un software, ce ne sono tanti online, gratuiti, per fare, diciamo così, i lemmi, si vanno a prendere tutto ciò che si dice, ad esempio, nelle conversazioni che ci riguardano, eccetera, e si mettono lì dentro. E si guarda, per esempio, no, a quali sono le parole più frequenti, più importanti, associate appunto a quello che ci riguarda. No? Si toglie il proprio nome, il nome della propria azienda, eccetera, e quello che rimane probabilmente sono, diciamo così, i lemmi o le parole che maggiormente sono associate a ciò che ci riguarda. Anche questo è un aspetto importante da rilevare, da considerare. Attenzione, questi sono tutti elementi che permettono, come dire, di tenere sotto controllo ciò che si dice e che cosa è associato al nostro profilo e alla nostra reputazione digitale. Poi, quando la nostra reputazione digitale viene invece effettivamente minata in maniera importante e rilevante, ecco, fare debunking è un'altra cosa. Per le aziende e per importanti personalità che magari hanno molti followers o hanno molti collegamenti, eccetera, ci sono, come vi dicevo prima, delle agenzie apposite per fare queste operazioni. Il debunking in generale che cos'è? Molto semplicemente possiamo descriverlo in questo modo. Il debunking è semplicemente il fatto che quando succede qualcosa che mette in cattiva luce me come persona e il mio profilo, l'aspetto importante da fare in primo piano è riproporre degli aspetti positivi che mi riguardano, ma soprattutto riproporli e metterne tanti in modo tale che piano piano, come dire, le informazioni negative di cui si era parlato, eccetera, scemino e vadano a finire in seconda, terza, quarta, quinta pagina, finché a un certo punto ovviamente chi entra nel mio profilo non le vede più perché diventano talmente vecchie che non va a visitare indietro. Questo non vuol dire che non ci siano, attenzione, sono sempre visitabili e sempre visibili, però ovviamente, come spesso la storia ci insegna, la memoria degli uomini è abbastanza corta e conseguentemente, diciamo così, più di un certo punto indietro non va. E questo ci permette di ricostruirci un po' un profilo positivo che magari avevamo perso. Punto. Beh, su questo si possono aggiungere alcune considerazioni, diciamo, a partire dai contenuti che ha esposto Elvis Mazzoni. La prima considerazione che mi verrebbe da fare è diciamo relativa al fatto che gli strumenti che Elvis ci ha fatto vedere, che ci ha illustrato, sono strumenti che possono essere sì utilizzati per valutare la nostra, no, di reputazione, di visibilità a diversi livelli, ma sono anche strumenti che possono essere utilizzati per valutare la visibilità di qualcun altro. Cioè, c'è la prospettiva personale, individuale, di chi si candida per un posto di lavoro, chi è interessato, no, ad accedere, ad offrire, eccetera. Ma c'è anche la prospettiva simmetrica che può essere in qualche modo interessante per chi è interessato a capire
a chi mi sto presentando, quali sono le caratteristiche, sia per acquisire maggiori informazioni, ma anche, e questo vale per chi si candida per un posto di lavoro, per conoscere quali sono gli aspetti più rilevanti per l'azienda, l'ente, l'associazione per la quale io mi vado a candidare. Cioè, che cosa si dice di quel soggetto? Che cosa si dice? Quali sono le informazioni che riguardano appunto questo tipo di obiettivo, no? E come faccio a sapere quali sono gli elementi che lo caratterizzano e quali sono le caratteristiche della sua reputazione? Se in passato o fino all'altro giorno, per esempio, ha fatto campagne pubblicitarie di un certo tipo, ha postato contenuti di un certo tipo, perché se è vero che questo vale per noi, ma vale anche per gli altri, quindi come faccio io a valutare la credibilità, e torniamo al termine social credit system, no, di prima, come valuto la credibilità di un soggetto terzo online, no? E anche degli annunci che questo soggetto può postare perché magari sta cercando collaboratori o collaboratrici. Questo lo vedremo meglio, diciamo, nell'incontro successivo. Però se la buona notizia qual è? Che se è vero che questo vale per noi, vale anche per gli altri. E quindi questi strumenti che Elvis Manzoni ha presentato possono essere utilizzati con diversi gradi di approfondimento anche per farsi un'idea di chi abbiamo di fronte o di chi ci interessa acquisire informazioni. La seconda considerazione che farei è questa. Noi abbiamo visto strumenti, adesso il professor Manzoni è uno scienziato e quindi con tutti i crismi, no? Quindi basa le sue affermazioni su delle evidenze, se non scientifiche, quantomeno di alcuni dati a disposizione. Non tutti però hanno, diciamo, l'approccio dello scienziato. Molto spesso i nostri comportamenti, le nostre decisioni sono basate su scorciatoie, diciamo, delle euristiche, delle semplificazioni, no? Dei metodi artigianali, tra virgolette, no? E quindi se noi volessimo, controllare, diciamo, gestire in maniera attiva o proattiva, come ci veniva ricordato, la nostra reputazione digitale, al di là di questi strumenti che nascono come i funghi, perché poi ce ne sono molti dei nuovi, quali potrebbero essere quei comportamenti virtuosi oppure saggi, a seconda di come lo vogliamo definire, quei comportamenti virtuosi che ci possono in qualche modo salvare o possono prevenire alcuni scivoloni mediatici oppure ci possono dare, diciamo, qualche buon suggerimento per gestire la nostra immagine e la nostra reputazione, il credito che abbiamo nel web. Su questo tornerei, è una considerazione barra domanda che farei a Elvis, che nelle slide che aveva fatto vedere, diciamo, venivano in qualche modo puntualizzate. Ci sono 5 o 6 buoni suggerimenti che potremmo sottolineare nuovamente. Sì, ecco. Assolutamente. Il primo è ovviamente quello di, nel momento in cui si posta qualcosa, pensare sempre alle conseguenze che può provocare piuttosto che semplicemente agire d'istinto, mi piace e basta, no? Bello, boom. Ecco, magari pensare attentamente alle conseguenze. Uno. Due, tenere sotto controllo sempre il proprio sito web e i siti di social networking permettono di farlo, dal punto di vista soprattutto dei tag. Quindi il controllo relativamente a chi posta qualcosa col mio nome, con quello, con quell'altro. Non permettere, per esempio, attivare su tutti i siti di social networking la funzione che nel momento in cui vengo taggato da un'altra persona o c'è un post che riguarda anche il mio nome, no? E si può fare, ecco, prima venga verificato da me il contenuto e che posso dare l'ok perché sia postato, eccetera, oppure rimuovere il tag che mi riguarda, quindi la connessione con quel contenuto. Anche questo è un altro aspetto importante da effettuare. Magari spesso le persone con cui siamo, spesso in compagnia, eccetera, verificare adeguatamente che non postino foto di noi, quando siamo, perché abbiamo fatto delle serate insieme, eccetera,
magari in situazioni non propriamente moralmente adeguate, no? Ma che non sono chissà che cosa, ma semplicemente, diciamo così, ecco, i contenuti che spesso in maniera goliardica, no, si mettono online, ecco, magari pensarci due o tre volte. Ecco, questi sono due, tre, quattro accorgimenti importanti, no, da tenere sotto occhio e sotto controllo, in primis sempre, il considerare le reazioni negli altri di ciò che noi postiamo. Questo è l'aspetto fondamentale, perché ovviamente il postare qualcosa che può scatenare una discussione importante, rilevante, forte all'interno di un nostro contenuto, purtroppo, credetemi, ci mette in cattiva luce. Io l'ho visto personalmente, fortunatamente non mi è mai successo, però l'ho visto nel sito di un collega, bravissimo, fra l'altro, devo dire la verità, veramente bravissimo, che aveva messo anche un post, dal mio punto di vista, assolutamente condivisibile, eccetera, ma che stranamente, non so per quale motivo, è stato attaccato, semplicemente sapete perché? Perché lui aveva fatto un, pensate, notizia, fra l'altro, di pochi giorni fa, lui aveva fatto un semplice complimento a quello che era successo nella questione Fedez-Rai, no? A Fedez. Tutti, siccome questa persona, una persona, questo mio collega, eccetera, una persona che invece, come dire, non è che avesse mai criticato, eccetera, un cantante, un rapper o qualsiasi altra cosa, ma era ritenuto una persona al di sopra di anche di una questione, di una questione tipo i cantanti, queste cose qua, eccetera, una vicenda del genere. È stato attaccato in maniera anche veramente, credetemi, piuttosto rilevante e importante da persone che si sono schierate contro lui dicendo: ah, non ti riconosco più perché devi fare un commento di questo tipo, eccetera, eccetera. Cioè, ma credetemi, in maniera assolutamente banale, ma purtroppo a volte succede quando non pensiamo assolutamente alle conseguenze di quello che postiamo. Perché? Perché noi siamo abituati spesso, qui Sergio prima ha detto una cosa assolutamente condivisibile, alla nostra vita reale e al contesto in cui siamo. Un contesto fatto di poche persone, un contesto familiare, un contesto di amicizia, un contesto in cui soprattutto quello che avviene lo viviamo in 20, 30, 40 persone, chiusa lì. Quando andiamo in un ambiente virtuale, invece, noi dobbiamo pensare che ogni persona che è connessa ha altre 100 migliaia di persone connesse. E conseguentemente l'eco di quello che si genera è un eco che alla fine diviene praticamente incontrollabile. Ed è quello che è successo a questo collega. Mi dispiace veramente che sia successo, perché, ripeto, aveva detto qualcosa di assolutamente condivisibile che invece non è stata capita ed è stato attaccato in maniera becera e piuttosto rilevante e importante. Tant'è che lui alla fine ha deciso di togliere quel post, e che era secondo me invece assolutamente fatto bene, ma e questo è stato il risultato. Sì, su questo si possono fare un paio di considerazioni, diciamo, prendendo questi spunti, no, che servono anche un po' a raccogliere gli argomenti che sono stati trattati finora. La prima considerazione che mi verrebbe da fare è questa. Ci sono anche lì delle ricerche psicosociologiche che hanno messo in evidenza quale sia più o meno il numero di relazioni che noi siamo in grado di gestire, no? E gestire direttamente, direttamente, quindi con delle interazioni fisiche. Trasportando queste interazioni sul web, sui social network, eccetera, che cosa succede? Succede che potenzialmente il numero di contatti che noi in qualche modo possiamo accumulare aumenta di qualche ordine di grandezza, ma le relazioni che noi siamo in grado di gestire, perché il tempo è una risorsa finita per tutti, quelle restano. E se noi diciamo qualcosa a un contatto con cui abbiamo una relazione di un certo tipo, che sia di amicizia, di conoscenza, ma che non si basa soltanto su un post, ma si basa, diciamo, su un'esperienza che abbiamo di scambi, di interazioni con questa persona, il significato che noi attribuiamo a quel post
si va a collocare in quel contesto di riferimento. Se noi siamo in contatto con la stessa persona solo attraverso questi sistemi di social networking e non abbiamo una conoscenza più articolata o pregressa di questa persona, è possibile, anche senza essere in malafede, che il significato di quel post assuma un carattere differente. Poi a questo si aggiungono tutta una serie di altre questioni. Però se ci limitiamo, diciamo, a questo aspetto, che cosa succede? Succede che noi andiamo a togliere degli elementi di contesto che le persone utilizzano per farsi un'idea, per dare un significato a quello che succede. Quindi teniamo presente che questo aspetto modifica un po' la percezione che noi abbiamo delle affermazioni che le persone fanno. A questo potremmo aggiungere il fatto che queste affermazioni fanno il giro, potenzialmente possono fare il giro del mondo. E questo, diciamo, amplia molto la portata di, delle conseguenze in positivo o in negativo. Altro aspetto citato da Iris Mazzoni è la polarizzazione delle opinioni, perché per argomentare rispetto a un tema, rispetto ad un argomento, qualche conoscenza bisogna averla. Per invece schierarsi a favore o contro, diciamo che la questione si semplifica notevolmente. Diciamo, la tifoseria, ecco, è dietro l'angolo. A questo aggiungiamo l'effetto schermo, perché i famosi haters, diciamo, gli odiatori, da i leoni da tastiera, si sentono tante di queste affermazioni, non sono omini verdi venuti da Marte, sono persone che hanno, diciamo, nel loro comportamento online alcuni aspetti che tolgono qualche freno inibitore. E questi aspetti sono la percezione di controllo, sono quelli che Elvis Mazzoni ha citato prima, sono la percezione di controllo, sono la responsabilità diffusa, sono il fatto che in buona sostanza, poi mi piacerebbe anche diciamo sentire qualche domanda da parte dei partecipanti, in buona sostanza sono il fatto che quello che avviene online risponde a delle dinamiche un po' differenti rispetto a quello che avviene in presenza. In estrema sintesi, i social network site non sono i posti dove fare delle discussioni. Mi viene in mente un parallelo con un vecchio film degli anni 80, noi che eravamo ragazzi negli anni 80, adesso faccio un po' l'anziano, che praticamente si chiamava War Games, giochi di guerra, no? E dove a un certo punto il protagonista interrogava un calcolatore, pensate un po' il calcolatore degli anni 80, che era molto meno potente di questo affare qui che abbiamo in mano, e in questi giochi di guerra faceva la domanda al calcolatore: ma come posso fare io a vincere il gioco guerra termonucleare globale? E il calcolatore saggiamente rispondeva: l'unico modo per vincere è non giocare. E questa è la risposta, l'unico modo per non mettere a repentaglio la nostra reputazione, la nostra credibilità online, quindi per proattivamente gestire la nostra reputazione, è evitare di partecipare a discussioni sui social network site. Perché bene che vada, come si dice dalle mie parti, facciamo una patta. Quindi il rischio è molto superiore al vantaggio che ne possiamo trarre. Infatti nel film che hai citato, la macchina per il computer per simulare la guerra utilizzava il coso, utilizzava il TRIS, e del TRIS è famoso che non c'è vincitore. Sì, diciamo, è una considerazione che mi è venuta, diciamo, sul momento, no? Rispetto a anche diciamo, no, è verissimo. L'opportunità, no, di instaurare delle interazioni, quindi botta, risposta, argomentazioni, su, diciamo, in luoghi che non hanno questa funzionalità e che molto spesso ingenerano dei comportamenti che sono rischiosi perché mancano una serie di filtri, una serie di controlli che nelle interazioni in presenza regolano, no, il nostro comportamento e quello degli altri. Quindi il rischio c'è. E quindi è bene saperlo, ed è bene anche, diciamo, collocare questo tipo di comportamento sotto l'occhio vigile di quello che noi facciamo online, ma anche di quello che fanno gli altri, quello che fanno i nostri contatti, perché può succedere, no, che noi commentiamo in qualche modo a favore o contro
una conversazione, un post che qualcuno dei nostri contatti ha attivato online. Ecco, in questo momento noi entriamo nel lagone mediatico dove anche noi potremmo essere in qualche modo attaccati oppure in qualche modo messi, tra virgolette, taggati, messi in mezzo, come si dice, tra virgolette, e quindi non, potremmo non avere un controllo efficace di quello che succede. Quindi a volte, ecco, dare la seconda occhiata, fare un ragionamento non a caldo ma a freddo, può servire, diciamo, a calibrare un po' meglio le nostre strategie di gestione della nostra reputazione online. Tenuto presente anche un altro aspetto, che soprattutto i social network site sono costruiti scientificamente per ottenere il più possibile delle interazioni. Cioè favorire nella nostra timeline, nel nostro wall, come si dice, del social network, questo vale per tutti, eh? Vale per Instagram, vale per Facebook, vale anche per i social network professionali. Ci sono degli algoritmi che ci fanno vedere più spesso alcune cose e un po' meno spesso altre cose. E questo è basato sui nostri comportamenti di navigazione e di scelta. Quello che diceva Elvis Mazzoni prima, cioè, facendo riferimento al chi ha osservato questo ha osservato anche, no? Sono un po' quei comportamenti non lineari, per cui tutti i siti di e-commerce, per esempio, tengono minutamente traccia dei comportamenti di navigazione delle persone, dove si muove il mouse e quali sono le pagine da noi visitate. Perché? Perché li mettono in relazione. Con che cosa? Con i comportamenti di acquisto. E questo serve per predire il comportamento delle persone. Come il comportamento d'acquisto, il comportamento di voto o di preferenza elettorale. Di lì il caso di Cambridge Analytica che citava Elvis prima. Allora, questo tipo di ragionamenti, questo tipo di elaborazioni che vengono fatte su questi siti hanno un solo scopo, massimizzare, diciamo, il fatto che le persone passino più tempo possibile su questi siti. Perché? Perché passandoci più tempo possibile offriamo un maggior numero di informazioni riguardo ai nostri interessi e alle nostre preferenze. Per cui gli algoritmi tendono a farci vedere cose che ci provocano più facilmente una reazione. O ci fanno leggere per più tempo un commento o ci fanno mettere un mi piace. Quindi noi vediamo più spesso cose, diciamo, in bianco e nero, o che ci piacciono molto o che non ci piacciono per niente. In modo che diciamo sia più facile che noi offriamo una nostra reazione su questo argomento, che poi causa tutta una serie di altre reazioni da parte dei contatti che abbiamo nella nostra lista dei contatti su quel social network. Quindi, se ci pensiamo, tutti questi elementi hanno una logica che però non sembra la nostra. E quindi dare una seconda occhiata, no? Il fare il ragionamento a freddo potrebbe probabilmente portarci a commentare un po' di meno, a mettere un mi piace in meno, oppure a selezionare diversamente, diciamo, i nostri contatti più o meno diretti. Ecco. Mi fermerai qua rispetto ai commenti fatti su questi argomenti, però ecco, magari sarebbe interessante vedere se ci sono da parte di chi ha seguito questa nostra chiacchierata, questo nostro dibattito, un richiesta magari di chiarimento o di approfondimenti, ecco. Di curiosità. Lasciamo qualche momento. Possiamo decantare come col vino. Gli abbiamo detto di dare una seconda occhiata, quindi la prima l'hanno già data, adesso la seconda richiede un ragionamento un po' più mediato, ecco. No, se non dice niente nessuno. Uno, io vorrei, come dire, fare una domanda finale giusto per collegarci alla prossima giornata che è il 7, che è questa, diciamo, questo nostro proporci, questo nostro profilo nella doppia faccia che è la vita quotidiana, le nostre relazioni,
e la vita professionale che vogliamo, che vorremmo o che abbiamo. Cioè, come in effetti muoverci in questa chiarezza, cioè che comunque siamo due, come due persone diverse in qualche modo, uno il personale, l'altro il professionale. Perché, come avete detto, sicuramente anche le aziende assumono una persona, vanno a cercare in internet, quando in particolare penso che la professione che offre la persona è una professione importante. Insomma, io credo che se prima di presenza o di curriculum si cercava di approfondire nel caso con un colloquio, due colloqui, eccetera, adesso non è facilissimo capire chi ti trovi davanti, perché è su carta, cioè una richiesta viene fatta scritta e l'altro è tutto quello che la persona invece dice in altri, la stessa persona sta dicendo in altri siti, insomma. Qui ecco, chiedo un po' questa ultima considerazione del doppio ruolo, ecco. Ma allora, il doppio ruolo è importantissimo e non è semplice, nel senso che io posso fare l'esempio personale. Io ho un sito assolutamente professionale come quello di LinkedIn, dove posto alcuni elementi. Alcune cose le posto sia su Facebook che più personale, alcune le posto anche su LinkedIn. Ovviamente gli elementi sono assolutamente differenti, perché ovviamente bisogna avere sempre ben impresso anche a chi ci si rivolge, tenendo però sempre fermo in considerazione che chi va a vedere il mio profilo su LinkedIn probabilmente va a vedere anche il mio profilo su Facebook. Quindi quello che io posto su Facebook, che è il mio sito personale, deve essere un po' in linea, possono esserci anche altre cose, però ovviamente la mia reputazione si gioca molto anche su quello. Per cui, come dire, non è che se io ho vari siti e ho un sito professionale, lì devo essere ligio, fra virgolette, alle regole o a un po' al codice di comportamento che ci siamo un attimo abbiamo condiviso oggi, e nell'altro, in quello che è personale, faccio un po' quello che voglio. Non funziona così, perché anzi è ancora peggio in questo caso, no? Questo non vuol dire che non si possa mettere nulla, assolutamente, e non vuol dire che, come dire, la propria credibilità venga sempre minata, tout court, eccetera. L'importante è sapere però come proporsi anche in maniera adeguata, e anzi, se fatto bene, il profilo personale può dare un impeto, un impatto ancora più rilevante al proprio profilo aziendale e a come ci si presenta alle aziende. Tenendo in considerazione un aspetto importante che io ho saputo da vari interlocutori, uno degli aspetti che viene visionato in maniera molto rilevante da chi ci vuole conoscere veramente bene, vuole capire con chi ha a che fare, è andare nel nostro sito, visionare le persone che magari mettono spesso i commenti ai nostri post, che vuol dire che sono le persone con cui noi condividiamo più cose, andare nei loro siti e nei siti di queste persone visionare se ci sono foto che ci riguardano e vedere che cosa facciamo. Perché quelle sono le foto che ci riguardano e che sono state prese da altri, non quelle che ci siamo fatti per dare un'idea alle persone. Ecco, questi sono, è per questo che vi dicevo prima, bisogna sempre stare molto attenti, molto accorti a quello che si posta, a quello che c'è, a quello che non c'è, eccetera. E spesso, qualcosa può sfuggire, questo non vuol dire nulla, per carità, cioè non stiamo qui a fare una persecuzione delle foto di questo tipo là, assolutamente. Però, ecco, un po' di attenzione sì, e ci sono molte persone che finora non si sono molto ben rese conto della rilevanza che ha questo aspetto. In primis, vi dico io chi sono, Sergio lo sa benissimo perché è la situazione che... Oddio, chissà cosa dice! No. Si trova, nel senso che si troverà anche a breve, che i primi che fanno orbiting su di noi e sui nostri siti sono i nostri figli. E molte persone, molti genitori,
e non si rendono conto di quanto ciò che noi postiamo online, eccetera, a volte sia negativo e sia veramente, come dire, faccia del male spesso ai propri figli. E questo è avvenuto in molti casi, nelle scuole, eccetera, perché poi dopo diventiamo noi fonte di derisione da parte degli amici dei nostri figli. Capite che è un treno, è una cosa veramente pesante. Noi spesso non ci pensiamo, è questo che dovremmo pensare, esattamente a tutto quello che ciò che noi mettiamo là scatena, perché è esattamente l'aspetto importante, quello che vi ho detto prima. In casa, chiuso nelle mura di casa, io eventualmente posso fare ciò che voglio su me stesso, con me stesso, eccetera. Ma nel momento in cui io sono fuori di casa, anche se è il mio giardino, purtroppo lo vedono tutti, quello diventa pubblico, non è più privato. E in effetti oggi diventa un po', mi aggancio a questa considerazione di Elvis, per ampliarla un pochettino, nel senso che oggi diventa un po' anacronistico quel famoso vizi privati e pubbliche virtù, no? È molto più difficile oggi, perché c'è una maggiore permeabilità, una maggiore osmosi, se vogliamo, o porosità, ecco, si vengono utilizzati molti, molti termini, perché una parte della nostra vita si svolge online. Sì, assolutamente. Illustri filosofi, oggi acquisiti dall'Università di Bologna, hanno coniato il termine dell'on life, no? E il fatto che una parte più o meno rilevante della nostra vita si svolga online significa che noi dobbiamo esserne il più possibile consapevoli. Visto? Anche il gatto che ne è consapevole arriva. E perché dobbiamo essere consapevoli? Per agganciarlo a un altro classico della comunicazione, che è l'effetto prima impressione. Gli americani lo dicevano già nel secolo scorso, eh? You never have a second chance to give a first impression. Non hai mai una seconda possibilità di dare una prima impressione. Cosa succede oggi? Che la prima impressione molto spesso si forma sulle tracce che noi lasciamo online, prima ancora di incontrarci. Quindi bisogna esserne consapevoli. Prima ancora di arrivare al colloquio di lavoro, dopo aver mandato il curriculum, questi hanno già visto che faccia abbiamo e non soltanto quella che abbiamo scelto o no di mettere sul curriculum, ma quella che abbiamo avuto in mille altre occasioni che sono reperibili online. E probabilmente con quello ci si forma una prima impressione, da confermare poi alla prima occasione di incontro. Ecco, questo non è né positivo né negativo in sé. L'importante però è che noi ne siamo consapevoli. Ecco, e l'effetto prima impressione è una delle modalità che le persone hanno di orientare il proprio comportamento, quindi di farsi un'idea di chi abbiamo di fronte, perché alle persone in generale non piace non avere un'idea di chi si ha di fronte, no? Dell'interlocutore, e quindi in qualche modo cerchiamo di farcela, anche semplificando, anche utilizzando degli stereotipi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quali sono gli elementi, le informazioni che le persone utilizzano per farsi una prima impressione? Molto spesso quelli che gli diamo noi, ma anche quelli che gli danno gli altri, i nostri primi contatti, che in qualche modo rendono disponibili dei noi virtuali che a volte, ecco, hanno una loro rilevanza, in positivo o in negativo. Io faccio una domanda, forse l'avete anche già detto, ma forse me lo sono perso io. Quindi ora che comunque il social viene anche usato per vedere chi sono, no? Quindi un eventuale colloquio o eventuale cliente, no? Quanto può avere senso avere proprio due profili? Cioè uno dove io metto quello che faccio con i miei amici e uno quello che io uso solo a livello di lavoro. Quindi non lo so, nel mio caso uno dove io appunto metto solo quello che riguarda me e uno in quello che magari dove metto anche appunto l'iniziativa del lavoro dove faccio o non so. Ma allora, il senso ce l'ha nel momento in cui tu, quelle sono due reti sociali completamente differenti, no? Cioè alcune persone si sovrappongono, alcune no. Per cui sai, non è che se tu hai solamente quello del profilo di lavoro, magari cioè, i tuoi amici lo vanno a visitare poco, non puoi postare tutte le stesse cose, eccetera. Quindi ha senso nel momento in cui sono dedicati e si condividono cose diverse, con relazioni diverse, con reti sociali differenti, eccetera. Quindi da questo punto di vista ha assolutamente senso.
non è che il discorso è però che, come dire, sono reti sociali che si influenzano vicendevolmente dal punto di vista di uno quando vuole andare a vedere chi tu chi sei e che cosa fai. Questo ovviamente, come dire, non è che non ha senso tenerle separate, no? Però tu devi sapere che chi vuole andare a cercare informazioni su di te va a vederle entrambi e si fa una idea di te sulla base di entrambe questi siti, entrambe queste relazioni. Ne sono molto bravi da questo punto di vista, per esempio, i ragazzi. I ragazzi, voi prendete un adolescente adesso di 16-17 anni, hanno dei... Se voi andate a vedere un ragazzo di 17 anni, ormai pochi ce l'hanno il profilo Facebook, perché Facebook è, come dicono loro, è per i vecchi. Però se voi andate a vedere i profili Facebook di alcuni ragazzi di 16-17 anni, sono profili perfetti, bellissimi. Come dire, quasi da sembrare finti. Quasi da sembrare finti. E poi dopo perché? Perché loro poi dopo i veri profili li hanno su Instagram, dove selezionano adeguatamente chi può vedere che cosa. Okay? Attenzione, una cosa che non ho detto e che è molto importante è questa, perché si collega a quello che dicevi adesso, Bianca. Cioè, tu dici giustamente, senza averne due, magari ne basterebbe uno, eccetera. No? No? Perché non avere un profilo, uno potrebbe dire a questo punto, non è meglio non avere il profilo, no? Non avere un profilo equivale agli occhi di chi va a cercarmi l'idea di che cosa avrà da nascondere che non ha nessun profilo, punto interrogativo, per cui è ancora peggio. Cioè, quindi da un lato è meglio avervi. Ah no, assolutamente, assolutamente. No, ma ripeto, è interessante questo aspetto dei siti... Dico in realtà, io facendo ricerca, no? Ci ho lavorato molto sugli aspetti di che cosa utilizzo e perché li utilizzo. Ed è molto interessante vedere le fasce di età che utilizzano determinati siti di social networking e per fare che cosa. No? Tu prendi i ragazzi, per esempio, non è banale che i ragazzi che vanno all'università, per esempio, utilizzano soprattutto Facebook o Instagram, poi man mano, crescendo, non è che utilizzano di più, ma LinkedIn assume magari un valore, una percentuale sempre maggiore. Perché? Perché poi dopo, quando cominciano ad avere 25, 29, 30 anni, entrano nella fase più professionale, si devono proporre nel mondo del lavoro, devono conoscere delle aziende, devono conoscere delle cose. Ma anche le stesse tecnologie che utilizzano sono differenti. Okay? Per cui è molto interessante questo aspetto, però va da sé che assolutamente non avere... Sì, come una volta che c'era MySpace, che ora non lo uso. Esatto, più. Esattamente. Però non avere dei profili online, come dire, dal punto di vista della reputazione digitale, non è positivo. Te lo dico subito, non è positivo. Uno potrebbe pensare positivo, non è positivo. Non è positivo perché dall'altra parte si genera questa idea del perché non ha dei profili, perché non mostra qualcosa, perché... E quindi una maggior, fra virgolette, sembra quasi assurda, difficoltà a trovare informazioni su questa persona. Voglio chiudere raccontandovi un piccolo fatto rispetto a questo, perché vinsi un concorso al Ministero della Giustizia negli anni 80 e a un certo punto andai dal lattaio e il lattaio mi disse: ah, signore, le voglio dire che è venuto un carabiniere. Carabiniere. Sì, è venuto a chiedermi di lei e io ho parlato benissimo. Per cui allora si faceva uguale questa cosa, non è che non la si faceva. Però per fortuna mi dissi io, perché poi fui assoluta, cioè, per fortuna andò dal lattaio, dove io dal lattaio certamente prendevo il latte e facevo poche cose, e due chiacchiere però, per carità, ma non davo mai, svelavo mai niente di me. Per cui ecco, per dire che in qualche modo, non credo dappertutto arrivi il carabiniere, però arrivasse allora o comunque adesso dappertutto per qualsiasi lavoro ci debba essere a seguire prima dell'assunzione un'indagine. Però è vero tutto quello che avete detto, che è comunque un mondo che bisogna conoscerlo per poterselo gestire, insomma, probabilmente, ecco, poi per carità, non esserci forse è peggio che esserci, eccetera. Anche perché aggiungo una cosa, non esserci equivale anche a non poter controllare ciò che gli altri postano e che potrebbe riguardarci. Bene, io
se non avete, se Giada, che è stata molto gentile a permanere con noi, non ha altre domande, direi che l'appuntamento prossimo è il 7 giugno alle ore 17 e sempre con i nostri due bravissimi professori sulla sguardi virtuali, a questo punto sul lavoro, dopo che oggi ci hanno illustrato da un punto di vista più teorico, diciamo, il sistema, e vediamo di trovare la strada per entrare dentro in modo corretto alla ricerca del lavoro all'interno di questo mondo.